Ciao Maurizia! Ciao! Senti, per una volta faccio un'intervista e non presento neanche la mia intervistata, perché i fatti, le foto, tutto parla di te, quindi sei un personaggio molto conosciuto. Senti, ti faccio soltanto una domanda sportiva. Ma è vero che la tua mano arrivava a 3 metri quando schiacciavi? No, non è assolutamente vero, sono dei dati che hanno scritto e che sono stati riportati su internet, quindi spesso e volentieri mi chiedono questa cosa qua, ma io rispondo con onestà. Infatti sono esattamente 2,98 m. Esatto, no. Saltavo parecchio, ma non quei numeri lì. Senti, e invece entriamo un attimo nell'attualità. Parliamo di mondiali di calcio. Hai fatto tornei internazionali, esperienze. Ecco, cosa vuol dire fare un torneo in una situazione ambientale difficile? Ad esempio, hai vinto i Giochi del Mediterraneo in Tunisia, quindi nel 2001, caldo, una serie di partite anche un po' difficili. Che stress affronta un atleta a fare partite concentrate in un ambiente difficile? Ma sicuramente è la competizione per eccellenza, quindi insomma, per ogni atleta, per un calciatore, giocare il mondiale è il momento top della propria carriera, quindi arrivano talmente tanto motivati che io parlo da atleta, spesso e volentieri ti dimentichi di tutte le i 35 gradi non si sentono. Però sono per tutti i 35 gradi, certo, per i giocatori brasiliani che sono abituati sarà un pochino più facile, però non a caso tutti gli staff di tutte le nazionali arrivano con anticipo per abituarsi al clima, insomma, non sicuramente facile, però non deve diventare un alibi, una scusa, ecco, perché alla fine sono tutti nelle stesse condizioni, ne vincerà uno, quindi sì. Io la vedo più da un altro punto di vista, cioè è una competizione talmente importante che devi essere pronto per affrontare qualsiasi difficoltà. Senti, invece passando dallo stress di un torneo allo stress di organizzare un campo, perché ora la tua attività, tra le altre cose, è quella di organizzare dei campi dove insegni a giocare a pallavolo. Sì, più che organizzarli, io ovviamente ho presenziato a questo camp ed è il mio primo camp, quindi per me è come un altro figlio, perché logicamente ci tengo affinché vada tutto alla perfezione, che le bimbe siano contente, insomma è un po' un darsi al 100%, io la vedo più così, perché sono bambine che sì, amano stare in palestra, però vogliono vedere anche Maurizio insieme a loro, a pranzo, nei momenti di svago, e quindi io ho cercato davvero di dare il massimo, perché un'opportunità così io non l'ho mai avuta, quindi per me era importante dare questo e ovviamente poi lavorare con serietà in palestra, dove la maggior parte delle bimbe erano un po', ecco, all'inizio un po' timorite, ora si sono sciolte, è diventato molto più bello e disteso anche l'atmosfera. Senti, hai viaggiato tantissimo per sport e ora anche per queste attività collaterali che stai facendo. E sicuramente di qualunque posto che hai visto ti è rimasta una piccola esperienza. Di questa esperienza a Pistoia, a Monsummano, cosa ti rimane? Ma io sono una ragazza che apprezza davvero tutto, sono molto positiva, quindi per me questa è stata una settimana speciale, perché prima non conoscevo Monsummano, secondo per me era una sfida e io le sfide bene o male non do mai poco, do sempre tutto. E di solito le vinci? Ma non sempre, però insomma il mio è comunque un atteggiamento da positivo. E trovo questa Monsummano davvero molto carina, ospitale, gradevole. Abbiamo organizzato tutto in una location ben curata, nel dettaglio, quindi per me è stata davvero una bella, non sorpresa, perché ovviamente ho sempre sentito parlare di Monsummano, però da un altro punto di vista, da quello sportivo invece, devo essere sincera, è stata davvero una bella conferma. Senti, i prossimi tuoi impegni nel 2014 quali saranno? Ma io guardo, vado avanti giorno dopo giorno, perché gli impegni sono tanti sotto diversi fronti, perché io sono prima di tutto una madre, quindi ho due bimbi piccoli, e quello è un impegno, è un'impresa,
perché effettivamente sono piccolini e hanno bisogno di tantissime attenzioni. Io ho smesso di giocare, adesso ho loro e voglio dedicare loro il più tempo possibile. Gli altri impegni viaggiano su diversi fronti, quello sportivo ovviamente per tutti gli impegni che ho sempre legati al mondo della pallavolo e quello a livello forse diciamo anche imprenditoriale perché seguo le attività di casa, della mia famiglia e quindi insieme al mio futuro marito, giovedì ci sposiamo, quindi, seguiamo l'attività nautica e del ristorante di una darsena che appartiene alla mia famiglia, quindi siamo sempre su tutti i fronti. Sì, e quindi siamo entrati un po' anche nell'enogastronomia, che è una delle cose che coinvolge noi toscani. Quindi sei un'appassionata anche della tavola, Maurizia? Assolutamente sì, nella vita bisogna provare tutto e quindi sono anche curiosa, non sono una persona che se non mangia, abituata a mangiare sempre le stesse cose, in qualsiasi posto, regione o paese che vedo, che visito, voglio sempre conoscere quei piatti tipici e devo riconoscere anche che la nostra regione è una tra le top, ecco. Senti, cucini anche? Sì, cucino. Prima cucinavo di più perché avevo più tempo, ora cucino di meno, ho abbassato un po' la qualità perché ho poco tempo, però l'impegno è sempre al massimo. Vengo sistematicamente stroncata da mio marito perché mi dice che è qui e là, mi fa grosse critiche, ma io lo so che non è vero perché insomma, ho dei piatti, dei cavalli di battaglia molto forti sui quali baso la mia esperienza di cuoco. E quali sono questi piatti? Allora, piatti sono, primo, risotto, che può essere sia di verdura che anche ai frutti di mare, e quello solitamente non sbaglio mai. Anche perché parti... No, però bisogna saperlo far bene, mi piace insomma che sia anche bello a vedersi, mi piace l'impiattamento, quindi insomma non curo tutti i dettagli. I primi, l'arrosti. Anche lì gli arrosti mi sono proprio specializzato. Sia carne che pesce? No, di carne. Di carne. Di carne, grazie anche a un macellaio che mi dà tutte le dritte a Livorno dove vivo, quindi vado anche sul sicuro. E poi dolci, tiramisù, ecco, ma non sono bravissima su quello. Però primi e arrosti mi difendo abbastanza bene. Perfetto. Senti, hai parlato di Livorno e potremmo aprire l'argomento della politica, ma non lo apriamo. Ma io invece lo aprirei, perché secondo me è stata un'esperienza, che poi non è stata un'esperienza, però il fatto di aver avuto la possibilità o comunque di essere stata chiamata per diventare assessore allo sport è stata comunque un motivo di grande gratificazione. Mi sarebbe piaciuto davvero tanto farlo e credo che Livorno meriti davvero degli impianti e comunque delle location per i nostri figli all'altezza, anche perché se si considera che il rapporto tra residenti e impianti è secondo, Livorno è secondo soltanto a Treviso, quindi si può davvero fare tanto. Mi auguro che con la nuova squadra di Nogarin non si dimentichi, ma sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Senti, ma hai fatto una tua riflessione sui motivi di questo risultato elettorale? Che riflessione, era anche un dato abbastanza evidente, la città aveva bisogno di un cambio radicale. Io sono molto riconoscente al candidato, ecco, a sindaco Marco Ruggeri, davvero una bellissima persona e evidentemente ha pagato della mala amministrazione del passato, quindi il livornese ha voluto cambiare drasticamente e si è unito per questo cambiamento. Non c'è anche l'impressione che la costa sia un pochino abbandonata da quello che è il governo regionale e anche scelte magari come quella di non portare la Concordia a Piombino, che comunque ha una ricaduta poi su Livorno stesso?
faccia presagire un disinteresse di certe scelte politiche regionali o centrali nei confronti della Toscana periferica? No, ma io credo che principalmente non voglio entrare in dettagli o comunque in critico, in polemiche. Io vedo davvero Livorno una città con un grandissimo potenziale, con un porto, con delle strutture, con una città davvero viva sotto tantissimi punti di vista. Io vivo molto bene a Livorno, è la città dove crescono i figli, e mi rendo conto che non è una città assolutamente passiva, è una città attiva, è una città che vuole crescere e migliorarsi, punto. Abbiamo parlato veramente a ruota libera, Maurizia. È stato un piacere. È stato un piacere anche da parte mia. Avrei 130 cose da chiederti, sono anche un po' in imbarazzo, però è stato veramente un piacere. Piacere mio. Ti ringrazio. Ciao e a presto. Ciao.